Pelliccioni ha dichiarato testuali parole: se Iacovelli fosse stato l'allenatore del Real sin dall'inizio, la squadra avrebbe sicuramente vinto il campionato. Cosa risponde a questa affermazione? Ringrazio Pelliccioni prima di tutto, poi nel calcio non si può mai dire mai, o se o ma. Io so che Maurizio Nera ha avuto dei problemi all'inizio, che sono partiti in ritiro, qui credo che sia stato un porto, perché so che arrivavano molti giocatori. Ribadisco, non si può dire, non si, se i ma nel calcio contano poco. So che adesso in questo momento qui si va bene, godiamoci questo momento, ma i 6 ma lasciano il tempo che trovano. Cosa ci può dire per quanto riguarda Picca e Rocco, le loro condizioni attuali? Rocco un mesetto, Pica speriamo che sia a disposizione domenica, ora lo faremo forzare questi 2 giorni, sarà a disposizione e lo porteremo con noi. Per quanto riguarda Bettini, invece, non ha quasi mai giocato perché è sempre stato infortunato. È ancora tra la vostra rosa dei giocatori? Ma ad oggi Bettini è un mio giocatore, io spero che rientri più presto e soprattutto che rientri che stia bene, perché poi rischiare sempre per fare una presenza in più a volte è dannoso. Invece, per quanto riguarda Procopio, che sta giocando in un ruolo che non è prettamente il suo, qual è il suo parere in merito? Ma proprio parlo con i numeri, anche se non è il suo ruolo, però se si continua così, questa media gol vuol dire che io ho trovato un ruolo che poi, tra parentesi, io gliel'ho visto fare, mi ha fatto anche 2 gol con Opelli-Sansovino che vincemmo per 3-2, 2 gol li fece lui giocando in quello lì. La prossima trasferta domenica contro l'Atessa Val di Sangro. Quali sono le previsioni? Ma le previsioni sono come tutte le altre partite. Campo piccolo, squadra agguerrita che lotta per, in questo momento qui lotta a una classifica medio-bassa, quindi sicuramente cercheranno di vincere. Noi bisogna mettere in campo le armi che ci hanno contraddistinto fino adesso, voglia, determinazione e poi qualche giocata di qualche giocatore importante.